Il papà per me è un problema perché non ce l'ho. Ho un vice papà che sarebbe mio nonno, ma non devo chiamarlo così perché gli piace fare il giovanotto con le femmine. Gigi più sta e più diventa sospettoso. E te che sta a fare qua? Yes, ha messo pure il vestito della festa! Ma tu non mi ami più! Ma come facciamo? C'ho tuo figlio, Sergio. La trattoria è di Gigi, casa è di Gigi. Oggi faccio jackpot. Vabbè, accetto pure un socio, forza. Siamo ricchi. Ho vinto 3 milioni. Ti porto io da sta mamma. Oltre che bandito, questo è un burino pecorato. Sei licenziata. Ti faccio terra bruciata. Compagni, il principe se ne va. E vai, finalmente ci godiamo sti milioni. Tieni, questo ne può servire. Se tu muoia, tieni, questo, eh. Bene. Non abbiamo vinto niente, Sergio. Eh? È uno scherzo. Non abbiamo vinto un cazzo. E allora non gli diciamo niente. Champagne, per favore. Chissà come fanno a fargli credere di essere ricchi. 107 euro, che vi siete mangiati? Quale sarebbe sto problema? Fisco! Fisco! E come nelle rapine, per 2 mesi non si tocca il bottino. Hey honey! Ma che dubitate di Sergio, siete matti? Voglio la prova. Ah, vuoi la prova? Una vera casa da VIP. Splendida, eh? Hanno paura del fisco. L'idea di spacciarsi per manutentori è geniale. Ma lei è pazzo! Ma che c'è scamano? Ma che c'è scamano? Di qualcosa, non so, dai redditiera. Qualcuno vuole fare un'orgia? Ma cosa fai? Ma dove vai? Ma basta. L'educazione, basta. Che c'è? Oh, divertiti, ma soprattutto vinci. Sì, mi raccomando, Gibè, mi raccomando, eh.